mostra tutto il suo fascino alla BIT di Milano, la borsa internazionale del turismo, una vetrina importante che guarda le mete turistiche dell'Italia e del mondo e che accende i riflettori sulla regione più verde d'Europa. Spazio espositivo di oltre 300 metri quadri sotto il coordinamento congiunto dell'assessorato regionale al turismo e delle due camere di commercio Pescara Chieti e del Gran Sasso d'Italia. L'obiettivo è di presentare non solo i prodotti diversificati tra mare, campagna e montagna, ma anche proposte innovative su progetti specifici legati all'enogastronomia, ai cammini nei parchi, alla scoperta delle bellezze paesaggistiche ed archeologiche. Assessore, gli strascichi della pandemia, la situazione internazionale confermano sempre di più una tendenza alla vacanza di prossimità, alla riscoperta dei borghi, delle tradizioni, del buon cibo, tutte caratteristiche che la nostra regione possiede. Ma sicuramente sì, usciamo da un periodo sicuramente in cui il turismo è stato il settore più massacrato dalla pandemia. C'è tanta voglia di tornare a viaggiare, c'è tanta voglia di farlo magari in sicurezza e magari in prossimità. L'Abruzzo ha tutto quello che un turista può desiderare per passare una vacanza tranquilla. Diciamo che il core business del nostro turismo è comunque ancora rappresentato dal turismo legato al mare, legato alle nostre spiagge, legato ai nostri 130 km di spiagge che offrono praticamente tutto, dal litorale nord, diciamo, fino a Pescara Sabbioso, per poi a quella che è una nuova scoperta del turismo abruzzese, che è la Costa dei Trabocchi. Ovviamente a questo uniamo la possibilità di fare molto turismo attivo, esperienziale, legato alle montagne, legato ai borghi, legato all'enogastronomia, legato alla cultura, legata ai nostri parchi. Vorrei ricordare che secondo me oggi la parola chiave è sostenibilità. Diciamo che secondo me l'Abruzzo rappresenta già un modello di sostenibilità a livello nazionale e anche sicuramente europeo. Vorrei ricordare sommessamente che noi siamo comunque la regione più industrializzata del centro-sud, però a questo uniamo riusciamo a farlo convivere con tre parchi nazionali, un parco regionale, una miriade di aree protette, quindi diciamo che siamo già un modello di sostenibilità e abbiamo tutto quello che un turista può desiderare per fare una vacanza rilassante. E qui a Fiera Milano City, alla Borsa Internazionale del Turismo, l'Abruzzo si presenta con uno stand meraviglioso e con una galleria multimediale che mette in evidenza le tante meraviglie della nostra bellissima regione. Ma diciamo che dopo 2-3 anni torniamo con un padiglione importante all'altezza della situazione, all'altezza della nostra regione, di quello che la nostra regione può offrire ai turisti. È una presenza importante di circa 300 metri quadrati dove si evidenzia la possibilità per tutti di venire in Abruzzo. Inoltre abbiamo molte postazioni legate ai nostri tour operator, a chi poi materialmente dovrà attrarre i nostri turisti. Noi diciamo che facciamo l'assist, poi il gol lo devono fare loro. Assessore, il calendario è fitto e ricco di presenze molto importanti in queste 3 giornate. Ma sicuramente sì, cominciamo oggi alle 13 in cui facciamo vedere al mondo intero l'Abruzzo del buon vivere, l'Abruzzo legato all'enogastronomia, con quello che è il nostro ambasciatore nel mondo per quanto riguarda il cibo, cioè Nico Romito, 3 stelle Michelin, non lo devo certo presentare io. Abruzzo, regione del benessere e del gusto, che vanta questo patrimonio agroalimentare incredibile, grande biodiversità. Nico Romito, 3 stelle Michelin, qui alla BIT. Sì, buongiorno. Innanzitutto sono felice di essere qui alla BIT come abruzzese, ma anche in rappresentanza della mia regione. Nel 2020 l'Abruzzo mi ha nominato miglior ambasciatore d'Abruzzo e oggi sono qui a raccontare che cos'è l'Abruzzo e naturalmente dal punto di vista della filiera enogastronomica e in particolar modo voglio raccontare il progetto formazione, il progetto campus e quanto l'Abruzzo sta credendo sempre di più ai temi che oggi sono temi socialmente importanti, quindi il cibo buono, il cibo sano, un territorio che comunque sempre di più, soprattutto con la pandemia, è diventato un asset importante e strategico per lo sviluppo turistico. Quindi l'Abruzzo, io ricordo sempre quando andavo in giro per il mondo a far congressi, tanti anni fa,
e per raccontare dell'Abruzzo dovevo, non era così facile far capire dove era l'Abruzzo, e allora spesso dicevo vicino Roma, però mi vantavo del fatto che, e dicevo, è una terra, è la regione più verde d'Europa. Oggi la cosa meravigliosa, sono passati molti anni, l'Abruzzo è conosciuto molto di più grazie al lavoro delle eccellenze che abbiamo. Io penso all'aspetto vitivinicolo, come negli ultimi anni come è cresciuto, al mondo della ristorazione. Quando io ho preso la prima stella Michelin, ero l'unico in Abruzzo ad avere la stella Michelin. Oggi ci sono 5 ristoranti stellati e ci sono tantissimi ragazzi che anche per con l'effetto emulazione stanno decidendo di rimanere in Abruzzo, di investire sull'Abruzzo, perché vivere nella nostra regione oggi è un valore aggiunto. Abbiamo sempre di più un'opportunità incredibile di comprendere e capire che un territorio puro come il nostro, un territorio con le biodiversità, un territorio che ha degli skyline incredibili, noi passiamo dalla montagna al mare, alla collina in pochissimo, è un valore aggiunto ai giovani che sono sicuramente più sensibili di noi su questi temi, perché sono nati con questi temi, quindi il tema della sostenibilità, il tema della qualità della vita, il tema di mangiare bene, il tema dei prodotti buoni, vedono in Abruzzo un potenziale enorme. E quindi io con la mia scuola penso a quanti ragazzi passano e quanti abruzzesi ci sono venuti nel mio ristorante, e quando gli domando: ma dopo il corso, dopo che siete diventati, avete le competenze, volete rimanere in Abruzzo e andiamo via? Loro mi rispondono: no chef, noi rimaniamo in Abruzzo perché lei è rimasta in Abruzzo tanti anni fa, oggi vogliamo rimanere pure noi perché crediamo in questo territorio. E quindi gli eventi come la BIT e gli eventi come quest'Oggi di Milano, questa vetrina sul mondo, e il fatto che la regione abbia investito e sta sempre più credendo che l'enogastronomia è un volano economico di sviluppo, di conoscenza, sia a livello turistico ma anche a livello proprio di economie locali, e siamo secondo me in una fase molto importante di valorizzazione, ma soprattutto di crescita esponenziale del nostro territorio. Lo stand abruzzese ha accolto anche il ministro del turismo Massimo Garavaglia, che ha annunciato un nuovo piano strategico del turismo da riscrivere con le regioni ad ottobre prossimo. Il ministro ha poi parlato della nuova app digitale presentata nel padiglione italia.it. Il punto chiave è la rivoluzione digitale. Non è un caso che siamo partiti da lì. Abbiamo investito per primo le risorse sul nuovo app digitale, sul nuovo portale digitale, che in sostanza è una cornice unica, un linguaggio unico, che però richiede un lavoro collettivo. Infatti proprio con le regioni lavoriamo, con gli operatori lavoriamo, perché tutti insieme adesso dobbiamo riempirlo di contenuti. Infine, sul fronte delle concessioni demaniali, Garavaglia ha detto che a Bruxelles c'è un'attenzione a trovare una soluzione a questo problema, perché il tema peggiore in economia è lasciare gli operatori nell'incertezza, ma si dichiara ottimista anche su questo punto. L'Abruzzo è presente in BIT, che è una fiera internazionale molto importante, quindi non poteva non essere appunto presente. Sono comunque contenta che abbiamo uno stand molto bello, molto rappresentativo, grazie anche al supporto che ci siamo dati tra enti, ossia tra le Camere di Commercio dell'Abruzzo e la Regione Abruzzo stessa. È importante muoversi in maniera sinergica, soprattutto quando si devono conquistare nuovi mercati, o comunque bisogna andare a captare flussi turistici, per cui bene è così, e diamo il buon lavoro ovviamente agli operatori. L'Abruzzo giganteggia qui alla BIT con uno stand davvero meraviglioso. Direi di sì, sono veramente soddisfatto, è frutto di un lavoro di squadra. Io ricordo 2 anni fa, prima del lockdown, avevamo uno stand a dir poco da vergognarsi nei confronti delle regioni delle altre regioni italiane. Oggi sono pienamente soddisfatto perché vediamo un'immagine dell'Abruzzo che cresce, un Abruzzo
che si evolve in questo settore, però dobbiamo ancora fare molto per far conoscere al mondo quanto è bello l'Abruzzo, perché l'Abruzzo a mio avviso è sicuramente tra le più belle regioni d'Italia, avendo noi circa 130 km di costa favolosa, dalla sabbia, la iaia, la roccia, e poi è incastonata con la costa dei Trabocchi, che è qualcosa di spettacolare, che guardando in alto vede la Maiella, che di questo periodo, particolar modo la Maiella innevata, è la nostra spiaggia che già si avvia verso la stagione estiva. E poi ci sono ancora tanti altri motivi per venire in Abruzzo, da venire in Abruzzo perché abbiamo storia, cultura, enogastronomia, abbiamo una cucina fantastica, vini fantastici, olio d'oliva tra i migliori al mondo, per cui non mi resta che invitare a venire in Abruzzo, perché sono convinto che chi ci viene ci torna. Ti chiamo Maccio o Marcello? Quello che ti pare. Nicola. Nicola. Sandro. Osvaldo. Osvaldo. Prendi dei nomi a caso. Osvaldo, quanto sono importanti le tue radici abruzzesi nel tuo percorso di vita e professionale? Penso 99 su 100, perché le radici sono proprio la tua formazione, e io sono quello che sono grazie alla mia formazione, quindi alle mie radici, e tutto quello che faccio, tutto il mio umorismo è nato tra l'altro in Abruzzo, nella mia famiglia, nella mia terra, quindi anche se poi verso i 20 anni io ho un po' rinnegato andando a Milano, no? Andando di no, io voglio fare le cose. Poi alla fine quella sorta di transumanza verso un altro posto è stata poi mi ha dato la possibilità invece di usare quello che avevo e di avere un punto di vista diverso verso altre città, e quindi di usare questo punto di vista per creare cose, per creare i miei video, per creare la mia anche comicità, quindi è direi fondamentale. Quando non sei in Abruzzo, cosa ti manca di più dell'Abruzzo? Guarda, sì, credo la montagna, perché è la parte che più mi ricorda l'Abruzzo, cioè la vicinanza con la natura, proprio quella selvaggia, quindi io da piccolo andavo sempre sulla Maiella a passeggiare con i miei genitori, c'avevo la casa Ovindoli, quindi sicuramente la montagna è la parte più wild che mi manca quando sono sia a Milano ma anche a Roma comunque. Se dovessi fare un invito per visitare l'Abruzzo, in poche parole, cosa diresti? Vieni, 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 vieni in Abruzzo! Oh! Ok, arrivato. Alla Beat si racconta di un Abruzzo che, oltre alle sue indiscutibili bellezze, ha anche la capacità di coltivare talenti e si rivela il luogo ideale anche per una vacanza attiva. Pertanto ampio spazio anche allo sport e ai grandi eventi, con la presenza di Gabriele Gravina, Manuel Estiarte, Gaia Sabatini e Paolo Nicolai. Gaia Sabatini, medaglia d'oro agli europei Under 23. L'Abruzzo è una regione che si presta particolarmente alla vacanza attiva. Lei che cosa ne pensa da sportiva? Assolutamente sì, io sono nata a Teramo, ho iniziato a praticare atletica nel campo appunto dell'Atletica Gran Sasso, e sono nata lì, ho iniziato a correre lì, e uno dei ricordi più belli che ho è quando appunto d'inverno nel fine settimana andavo a sciare a Campo Imperatore oppure ai Prati di Tivo, poi d'estate a Giulianova, le lunghe corse sul lungomare, quindi è assolutamente una regione dove si può fare di tutto, avendo sia mare che montagna ci si può sbizzarrire in qualsiasi altro sport, e quindi io l'adoro anche per questo, sono molto legata assolutamente. Lei è la dimostrazione che l'Abruzzo è anche un territorio che sa coltivare grandi talenti. Assolutamente sì, assolutamente sì. Io adesso per ragioni lavorative sono finita a Roma, ma amo tornare a Teramo, amo correre nel mio parco. Poi adesso a maggior ragione rifaranno la pista di atletica a Teramo, quindi sarà comunque un'ulteriore opportunità per potersi allenare bene anche lì, per poter fare magari qualche meeting importante in futuro, e sono molto felice. Ricordo anche benissimo quando andavo a allenarmi a Pescara, dove c'è uno stadio favoloso, quindi io sono nata lì e il mio talento è esploso così, e sono soltanto grata all'Abruzzo. Vieni, 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 vieni in Abruzzo! Ok, sei arrivato, basta!
perché è bello!